Ciao, buongiorno. Eccoci di nuovo a una prossima puntata. Oggi abbiamo qualcuno che non abita qui a Varese, ma che abita attualmente a Milano, però è un nostro caro amico. Si chiama Simone e arriva oggi con sua moglie, Melissa, e lui ci ha da raccontare una bellissima storia. La sua storia si tratta di non credere in Dio e di arrivare a Dio. Eccoli, arrivati! Buongiorno! Ciao, Marco! Come stai? Bene, bene. Tu? Viaggio? Bene, bene, tutto bene. Ciao, Melissa! Ciao! Benvenuta! Ok, andiamo dentro? Arrivati qua, una bella stanza dove possiamo parlare. Eccoci qua. Ok, bene. Allora, vogliamo ascoltare, sentire la tua storia. Sì. Prima di tutto, grazie che sei venuto. Piacere. È bello che da Milano fino a Varese. Puoi stare. Per raccontare la tua storia. Sì. Simone, ci conosciamo da tempo e io so che nella tua vita alcune cose sono successe che hanno cambiato radicalmente la tua vita. Sì. Però prima di parlare di questo, anche per chi sta ascoltando in questo momento, vogliamo sentire un po' la tua storia, la tua vita, come sei cresciuto, cosa fai del lavoro, eccetera. Non sei di qui, non sei di Varese. No. Sei nato? Sì, io sono nato in Veneto. Nel 73 e il Veneto è una regione dove c'è molta religiosità, quindi sono nato in un ambiente dove c'era comunque molta molta religiosità, non fede ma religiosità, e quindi ho frequentato molti ambienti, tipo la parrocchia, la chiesa cattolica eccetera, così normalmente, come perché c'erano queste abitudini, insomma. E è andato tutto tranquillo, diciamo, fino ai 16-17 anni. Poi quando avevo 16-17 anni, l'età difficile? Sì, un'età, sì, anche dopo forse l'età difficile, no? Mi sono fermato perché ho detto: no, un momento, queste cose qua a me non interessano. Quindi ho chiuso tutto in un cassetto. Da un giorno all'altro? Sì, in un tempo abbastanza breve. Ho cominciato prima a... Cosa volevo dire? Chiudere la cassetta? Che non credevi più in Dio? No, allora, diciamo che all'inizio, fino ai 16 anni, quando io ero ancora molto ragazzino, no? Sì. E quindi andavo in chiesa e facevo le attività così, senza molta partecipazione, no? Più per abitudine, perché la mamma ti manda a messa, perché cose di questo tipo, no? Quando avevo 16-17 anni mi sono detto, no, ma perché devo fare delle cose in automatico oppure perché sono imposte? Cominciamo a vedere se mi interessano oppure no. E ho cominciato per un periodo abbastanza breve, quindi qualche mese, a preoccuparmi di queste cose, ad ascoltarle con più attenzione, ad andare a messa con cognizione di causa. Diciamo, molto positivo. No? Sì, molto positivo, molto positivo, perché ho detto, no, adesso non sono più un bambino, mettiamoci anche il cervello, no? Solo che è crollato il palco, perché quando ho cominciato ad ascoltare, a mettere più impegno in queste cose, ho visto che erano delle cose che erano assolutamente lontane dal mio mondo, lontane dal mio modo di essere, dal mio modo di sentire. Pur essere cresciuto in quell'ambiente, sì, da piccolo, no? Sì, 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 sì. All'improvviso ti accorgi che... Mi sono accorto che c'era molto folclorismo, che c'erano molte abitudini, che c'erano molti costumi, c'erano delle tradizioni, ma io francamente non sapevo in quel momento se Dio esisteva oppure no. Okay. Quindi ho detto, questa cosa non fa per me,
ho chiuso tutto in un cassetto, diciamo, ho mollato tutte queste, questo tipo di discorsi e questa cosa è continuata per una quindicina d'anni, insomma. Chiudendo questo discorso, che cosa succede nella tua vita? Cambia qualcosa? Vai in cerca altre cose? E in che cosa vai in cerca? Cioè? Sì, quando io ho cominciato, quando poi avevo 17-18 anni, poi all'università, eccetera, ho vissuto una vita basata su dei valori completamente diversi. Una vita piena, di cui sono sempre stato molto soddisfatto. Tipo? Beh, credevo molto nella scienza, nella razionalità, in valori di questo tipo. Diciamo che l'aspetto spirituale era una cosa che rimaneva a parte, non me ne preoccupavo. Sì. Diciamo, io non ho mai maturato, allora non avevo maturato l'idea che Dio non esisteva o che Dio esisteva. Semplicemente dicevo, ma Dio può esistere oppure può non esistere, non lo so, però al momento non mi interessa, la cosa non mi riguarda. Era un problema che non faceva parte della mia vita, in quel momento non faceva parte della mia vita. E quindi facevo uno stile di vita molto diverso. Come la maggior parte delle persone. Sì, come la maggior parte delle persone, probabilmente sì, senza preoccuparsi di questo. E questo è andato avanti per una quindicina d'anni, insomma. In quel periodo cosa hai fatto? Sei andato a studiare? O... Sì, sono stato, ho frequentato l'università, ho vissuto anche qualche anno all'estero perché ho partecipato a dei progetti di interscambio, quindi sì. È stato un periodo molto florido per me, perché comunque ho aperto la mia visione, ho imparato delle lingue, ho girato un pochino il mondo, poi quando ho finito l'università ho cominciato a lavorare, il lavoro che faccio ancora adesso, cioè fare il commerciale per l'estero e quindi viaggiare, incontrare, avere molte occasioni per incontrare persone. Una vita soddisfacente. Sì, sì, sì. Una bella vita. Assolutamente. Ti manca nulla. No, assolutamente. Anzi, infatti ti dicevo che io sono sempre stato molto fiero e orgoglioso del mio stile di vita, sì. Del mio modo di essere una persona che si cura dell'intelletto, di una persona che si cura della razionalità, una persona aperta a guardare il mondo, sì. Con diversi interessi, e quindi diciamo andava tutto bene. Poi all'improvviso succede qualcosa che radicalmente cambia la tua vita. Sì, diciamo che l'anno della transizione credo sia, anzi senz'altro è stato il 2004. Nel 2004 sono venuto a vivere in questa zona, a Como, mi sono spostato per lavoro, in provincia di Como. Sì. E negli anni precedenti al 2004, diciamo 2002, 2003, eccetera, erano stati anni abbastanza difficili per la mia vita personale. Avevo un pochino perso la sicurezza in me stesso, il mio equilibrio, e quando sono rientrato, quando sono venuto qui, il nuovo ambiente, le nuove persone che ho incontrato, il fatto di aver rinnovato tutta la vita, perché è cambiato tutto, ho cambiato la gente che frequentavo, ho cambiato il lavoro che facevo, ho cambiato proprio la zona geografica dove vivevo, quindi tante cose diverse, sì. Tutto questo intanto mi ha dato nuova sicurezza e nuovo equilibrio e senz'altro quell'anno credo che Dio stesse preparando il mio cuore per quello che doveva succedere poco dopo. Nell'estate 2005 ero in vacanza in Perù e ho avuto per la prima volta l'occasione partecipare, di assistere a un culto in una grande chiesa evangelica di Lima. E un paio di volte anzi ci sono stato, e questa cosa mi ha veramente toccato, mi ha toccato perché mi sono reso conto di due cose essenzialmente. Uno, che esisteva un modo molto diverso di vivere la fede rispetto a quello che io avevo conosciuto, sì. E che io non immaginavo minimamente. E poi la seconda cosa è che io in qualche modo ero rimasto, diciamo così, fregato per molti anni, perché l'idea di religione, l'idea di Dio che io avevo ricevuto era completamente diversa. Cosa c'era di diverso? Beh, non c'era la gioia nell'idea di Dio che avevo io.
non c'era l'essere se stessi, e soprattutto non c'era la comunione con Dio. Cioè, la mia idea di Dio era di un essere superiore, lontano. E potente. Tu, vedendomi in quella chiesa, ti sei accorto che queste cose erano presenti? Sì, sì, in quella chiesa mi sono reso conto che c'erano moltissime persone, persone normalissime, diciamo, molto semplici, che riuscivano a vivere questo tipo di rapporto, che io invece non avevo minimamente immaginato, e che questo gli dava un plus, gli dava qualcosa che io non avevo. Diciamo che sono rimasto abbastanza turbato. Positivamente? Sì, non proprio positivamente, sono rimasto veramente turbato perché è stata probabilmente la prima volta dopo tanti anni, dopo una quindicina d'anni, la prima volta in cui ho cominciato a sentire che a me mancava qualcosa, e quello che mi mancava era senz'altro la dimensione spirituale. Sì. Perché io non me ne ero preoccupato negli anni precedenti, perché sì, non ne sentivo il bisogno, perché avevo il mio stile di vita ed ero contento e soddisfatto. Però oggi che avevo visto questa cosa, perché nel 2004 sicuramente Dio stava preparando il mio cuore, ho cominciato non solo a vedere che c'era questo, ma a sentire che io forse avevo bisogno di qualcosa. Non sapevo se avevo bisogno di questo, però ho cominciato a sentire che c'era un buco dentro di me e che andava riempito. Nei giorni e le settimane successive mi sono fatto molte domande e devo dire che in un certo modo ho anche combattuto molto con Dio. Ho combattuto con lui e alla fine mi sono arreso. Dici, a questo punto mi sono arreso a Dio? Sì. Immagino che hai avuto un colloquio, hai parlato con Dio. Cosa è successo? Sì, diciamo che in qualche modo io avevo, nelle settimane precedenti, nelle settimane in cui mi ero fatto tutte queste domande, avevo resistito, avevo voluto resistere, combattere, perché accettare che avevo bisogno di una vita, di una dimensione spirituale, e che sì, Dio era questa dimensione spirituale, in qualche modo significava scardinare la mia vita degli anni precedenti. Da quasi ateo, no? Sì, ateo è una parola che non trovo che si confaccia molto a me, perché comunque mi pare che un ateo è una persona che fa un cammino per cui arriva a dire Dio non esiste. Io invece non avevo fatto questo cammino, questo tipo di cose. Io, come ti dicevo prima, mi sono messo da parte. Se me, diciamo, in quegli anni, se uno mi chiedeva se io credevo in Dio oppure no, io avrei risposto non lo so. Sì. Non lo so, perché avrei detto non lo so, non ci ho ancora pensato, richiedimelo fra 10 anni, magari ti do la risposta. Quindi il tuo arrendere a Dio significa anche in questo modo riconoscere che Dio c'è. Assolutamente, okay. Assolutamente. E da quel momento, quando tu dici mi arrendo a Dio, do la mia vita a Cristo, mm-hmm, che cosa succede? Cosa cambia? Se adesso posso fare un confronto con la tua vita di oggi e di allora, sì, che cosa è cambiato? Guarda, io da allora, diciamo, appena sono rientrato poi dal mio viaggio, dopo questa esperienza, ho subito sentito un forte appetito spirituale che non conoscevo prima. Ho sentito subito il bisogno di cominciare a leggere, di cercare delle informazioni, quindi ho cominciato a leggere il Vangelo, ho cominciato a leggere la Bibbia, ho cominciato a documentarmi, cose che prima mi dicevo, un giorno leggerò la Bibbia perché è comunque il libro dei libri della storia dell'umanità, e però dicevo sì, un giorno lo leggerò. Queste sono state scelte tue personali, non è che è stato imposto da qualcuno? No, assolutamente. Io allora non conoscevo ancora nessuno, praticamente nessuno nell'ambiente, diciamo, della Chiesa o nell'ambiente spirituale. Ho veramente sentito un bisogno di ricerca. E oltre a questo ho sentito un forte bisogno di cercare un ambiente per condividere, un ambiente per ascoltare la parola. Sì. E quindi mi sono messo a cercare, ma proprio a cercare, nel senso cercare su internet, visitare, cercare una chiesa, per una chiesa da poter frequentare. Non più lo stile di chiesa che avevo conosciuto quando ero ragazzino, perché quello, diciamo, non era quello che andava bene per me. Sì. Ma qualcosa di diverso, quindi ho girato, ho provato, diciamo così, diverse chiese,
Fino a che sono capitato un giorno a Varese alla Sorgente. Sì. E qui, diciamo, è stato il momento in cui in un certo senso mi sono svezzato, perché da lì ho cominciato a con l'ausilio del pastore e poi con comunque una famiglia, diciamo, spirituale, delle persone, anche delle persone già mature nella fede, ho cominciato ad essere guidato e a poter buttarmi veramente con molto più interesse, con molta più capacità, anche con molti più mezzi nella vita spirituale, a cercare Dio anche in maniera, diciamo, più intelligente, più organizzata, frequentando i corsi biblici, frequentando, ascoltando la parola, leggendo, confrontandomi con delle persone che comunque avevano un'esperienza già di molti anni. E la tua vita adesso comunque si può dire che hai un rapporto personale con Dio? Sì, sì. Non più una tradizione o qualcosa? No, assolutamente. Assolutamente. Un po' così reale. Sì, quello che è cambiato soprattutto nella mia vita è che mentre prima per me tutto era razionalità, tutto era scienza, tutto era intelletto, quindi tutto dipendeva da me o dagli altri, dagli uomini comunque. L'uomo era il maestro del suo destino, no? Se io riesco in una cosa è perché sono bravo, perché comunque mi ci impegno, se invece non ci riesco dipende da me, e cose di questo tipo. Oggi invece sento, anzi sentiamo, visto che nel frattempo mi sono anche sposato con Melissa, che Dio è veramente il Signore della nostra vita. Quindi questo non vuol dire assolutamente che ci svegliamo al mattino e aspettiamo che cada la manna dal cielo, no? La nostra vita è comunque in questa città, in questa epoca storica, nel 2008, quindi viviamo, siamo gente del nostro tempo, però con una forte coscienza del fatto che Dio è sopra di noi, e non solo è sopra di noi, ma è davanti a noi. La cosa che è cambiata radicalmente dentro di me è il modo in cui io guardo avanti, in cui io guardo al futuro. Cioè, mentre prima io mi preoccupavo molto e contavo molto su me stesso, come farò per fare una cosa, come raggiungerò un risultato, oggi ovviamente siamo noi che facciamo delle cose, che lavoriamo, però tutto viene messo in preghiera. Cioè, non siamo più noi a trainare, a tirare il carro, ma c'è Gesù davanti a noi, quindi abbiamo una guida, un faro, e noi lo seguiamo. E questo è un approccio alla vita, per me è veramente dal giorno alla notte. Contare solo su se stessi, oppure sapere che Dio c'è. Bravo, sapere che Dio c'è, essere cosciente dei propri limiti e dire: però in te posso tutto perché sei tu, ma non perché io sono un superuomo. E questo è un cambiamento fondamentale. Simone, grazie per la bellissima storia, e se tu stavi ascoltando adesso, sentendo la storia di Simone, una persona che, come avete sentito, non aveva così la sicurezza dell'esistenza di Dio, e soprattutto che Dio è preoccupato e che vuole darci una mano nella nostra vita. Se tu hai anche questi dubbi, allora ti invito a fare le stesse cose che ha fatto Simone. Di a Dio di diventare tuo Signore e vedrai che la tua vita cambierà davvero. Come è cambiato la vita di Simone, così anche la tua vita può cambiare. Grazie.